Desolazione fra i dipendenti di Coca-Cola dopo l'annuncio della chiusura dello stabilimento. Ai nostri microfoni parlano delle loro vite e dell'incertezza sul futuro. È stata confermata la chiusura irrevocabile dello stabilimento della Coca-Cola di Gaglianico, prevista per il 28 febbraio. Oggi alle 14.30 vi è stato un incontro tra i vertici aziendale e i sindacati per decidere le sorti dello stabilimento di Gaglianico e il futuro dei dipendenti all'Unione Industriale di Biella. Dal primo pomeriggio molti erano in attesa fuori dall'associazione con la speranza di avere notizie positive, ovvero che lo stabilimento rimanesse aperto o che al massimo subisse un'ulteriore terziarizzazione. Il sindacalista di CGIL Enrico Cavalli ha dato battaglia mettendo in campo tutte le forze necessarie per tutelare i posti di lavoro e continuerà a farlo. Infatti i rappresentanti sindacali non hanno accettato questa sentenza di condanna e hanno chiesto un nuovo incontro che si terrà sempre in Unione Industriale il prossimo 8 novembre. Per aprire una nuova trattativa per salvare il posto di lavoro non solo ai 90 dipendenti diretti di Coca-Cola, ma di circa 200 famiglie. Infatti non dobbiamo dimenticare che vi è un indotto economico non indifferente sul territorio biellese di questa multinazionale, che comprende anche mondo dei trasporti e magazzinaggio. Un'ulteriore doccia fredda per il territorio che a livello lavorativo somiglia sempre di più ad Atacama, il deserto sudamericano più asciutto del mondo. Siamo con Marco. Sì. Da quanti anni lei lavora per Coca-Cola? È 5 anni e mezzo che lavoro in Coca-Cola, faccio il meccanico, il fuochista. Lei è sposato? Sì, io sono sposato, ho una figlia di 16 anni, c'ho un mutuo e quindi è dura per me, è dura. C'ho la moglie quasi a carico e quindi è dura per me, come me anche gli altri, via. Ma il discorso è questo: voi ve l'aspettavate questa chiusura da parte della Coca-Cola? È proprio un fulmine a ciel sereno? Allora, è un anno che si parla, che parlano di chiusura, ok? Però se ne parlava e noi speravamo che se ne parlasse e basta. Però adesso siamo arrabbiati perché fosse un'azienda in crisi, ma non sono in crisi, questa qui è una speculazione di poche persone che vogliono sempre più soldi. Io vorrei che queste persone si mettano la mano sulla coscienza e dicano: ma cosa stiamo facendo? Siamo con Agata, lei da quanti anni lavora in Coca-Cola? 10 anni. Lei è sposata, famiglia? Sì. Suo marito lavora regolarmente oppure anche lui è stato colpito da questa crisi? No, lui lavora. Ma lei si aspettava la chiusura di Coca-Cola oppure è arrivato come un fulmine a ciel sereno? Ma noi ci aspettavamo qualcosa, ma più avanti, poi speravamo che comunque la crisi più avanti passava e comunque le cose si sarebbero riprese, ma non ci aspettavamo sicuramente adesso una cosa così. Al massimo voi vi aspettavate magari un'altra terziarizzazione? Sì, ma non una chiusura. Anche perché dove siamo noi abbiamo l'acqua buona, ci sono due pozzi che comunque l'acqua è veramente buona, di qualità, e abbiamo sempre lavorato, sempre, abbiamo fatto tutte le casse che ci chiedevano, tutte. E gli operai che ci sono dentro hanno sempre lavorato, non sono dei fannulloni o che... E quindi è una cosa un po' assurda, anche perché comunque noi i cambi formati che facevamo noi, tanti altri posti non li facevano. Maurizio, da quanti anni lavorava in Coca-Cola? 16 anni e niente, non ce l'aspettavamo. Ce l'aspettavamo molto più avanti, è capitato adesso e adesso vediamo cosa riusciamo a ottenere tramite i sindacati. Quello che dispiace è che ci hanno sempre detto tante belle parole, che lo stabilimento rendeva, che le rese dello zucchero andavano bene, la produzione andava bene, poi alla fine hanno deciso di investire. Ma in effetti lo stabilimento rende, e quella è la cosa che fa più rabbia. Bisogna vedere cosa c'è sotto, non lo so. Adesso aspettiamo, vediamo come va l'incontro di oggi e poi decidiamo cosa fare. Ma lei è sposato, famiglia? Sì, ho una moglie e 2 figli e anche mia moglie lavora nel tessile, quindi non è una bella situazione. In giro non c'è niente, perché il brutto è quello che in giro non c'è lavoro. Poi con l'età che ho io, 46 anni, sono vecchio e vediamo. Siamo con Yuri, da quanti anni lei lavora? 25. Tutta la vita? Praticamente sì, sono entrato con 23 anni e ne ho, vado per i 27, diciamo 28, sostanzialmente sì, tutta la vita.
Lei è sposato? Sì, ho una bambina anche di 8 anni e mi sono trasferito oltretutto a Biella da 3 anni, perché prima ero a 30 km di distanza, quindi ho fatto una dozzina d'anni il pendolare, ecco. E poi ha deciso per ragioni di lavoro, certo, di trasferirsi qui per essere più vicino all'azienda, adesso? E adesso ci ritroviamo a dover fare i pendolari per qualcos'altro, non si sa, bisogna vedere. È un disastro. Ma lei si aspettava questa chiusura improvvisa? Beh, diciamo che avendo fatto anche l'RSU, parte dell'RSU, diciamo che c'erano i sentori, non di questo tipo, ecco, non di questa immediatezza. Dopodiché è una multinazionale alla quale non interessa nulla di quanto è una famiglia, guardano i numeri e fine. Sostanzialmente è quello. Poi vedremo, no? Ma con Franco da quanti anni lavori in Coca-Cola? 13 anni, mi hanno assunto 99-2000. Tu quanti anni hai? 39. Quindi comunque è passato tutta la fine della tua giovinezza e parte della tua maturità in azienda. Sì. Ma te l'aspettavi questa chiusura? No, così in fretta no. Pensavo che le cose da qui a 2-3 anni mi potessero migliorare. E invece ci hanno proprio spiazzato in pieno e quindi vediamo oggi che risultati riusciremo a ottenere per il nostro futuro, tutto qua. Tu sei sposato? No, vivo da solo, per fortuna. Sì, però comunque sei sempre monoreddito e quindi per te sarebbe un problema ulteriore. Sì, perché se non lavoro, cioè, nessuno mi mantiene, quindi qualcosa dovrò trovare, cioè, se c'è qualcosa, perché comunque qua a Biella la nostra speranza era proprio la Coca-Cola, perché comunque oltre a noi tutto l'indotto che c'è intorno che dava lavoro a contratti semestrali o annuali, quello che è, per chi era disoccupato. Tolto questo, è chiaro che neanche per loro ci sarà più lavoro. Sì, in effetti Coca-Cola è sempre stato un po' un porto sicuro per i lavoratori. Sì, fino adesso sì. Da adesso in poi mi sa che non ci sarà più porte aperte per nessuno, perché come dicevo il punto forte era Coca-Cola, visto e considerato che il tessile qui nel biellese è morto e quindi niente, vediamo come sarà.